I maestri ascesi camminano sulla terra da migliaia di anni, e lavorano per l'ascensione dell'umanità fin dagli albori dell'uomo. In effetti, gran parte di ciò che conosciamo oggi, era già noto ai fondatori degli insegnamenti spirituali migliaia di anni fa. Siamo così grati a questi maestri che si sono dedicati ad aiutarci a raggiungere la realizzazione di Dio. Quando dico ascensione, non significa che sarete seduti su una nuvola, e che tutto sarà meraviglioso. Significa che vi sposterete in una dimensione diversa dell'esistenza, dove non c'è più dualità. Ci sono molte persone che hanno bisogno di un'ancora in questo mondo, perché non sanno come esistere nella quinta dimensione. È stato detto loro che erano buoni o cattivi nelle loro vite passate. Quello che voglio dirvi è che non ci sono persone buone o cattive, c'è solo una persona che cambia ed evolve continuamente, mentre si muove attraverso tutte le dimensioni dell'esistenza. Voi siete quell'unica persona, ma a volte dimenticate chi siete, e pensate di essere questo o quel corpo in questa vita. Voglio dirvelo di nuovo, il vero sé, risiede al di là di tutti i corpi che esistono in questa dimensione. Sì, tutti noi siamo diversi, e questo è un bene. Tuttavia, dobbiamo raggiungere un livello di comprensione di base comune. Questo può essere fatto imparando le basi. Una volta apprese queste basi, realizzerete la vostra vera identità, che è al di là del fisico. Da lì in poi, è tutta una questione di consapevolezza. Se volete sapere qual è il vostro vero sé, cercate prima di tutto di sapere cosa non è il vostro vero sé. Se c'è qualcosa che non vi appartiene, allora non può far parte del vostro vero sé. Ci sono molte cose che non ci appartengono, ma che abbiamo assunto come nostre, o perché ci è stato detto da qualcun altro, o perché ne siamo stati condizionati, questo è bene, o questo è male. Ma se vogliamo scoprire qual è la nostra vera natura e quali sono i nostri veri valori, dobbiamo partire da noi stessi. Dovreste riflettere attentamente su questa domanda: chi sono io? È una domanda cruciale perché se cominciamo a vederci come ci vedono gli altri, diventeremo quello che loro vogliono che diventiamo, se invece cominciamo a vederci come ci vede il nostro io, entreremo in una nuova dimensione dell'esistenza. Chi sono io? Questa domanda che vi state ponendo, è l'unica che vi condurrà alla quinta dimensione. Ed è una domanda che non ha risposta. Non è una domanda qualsiasi. Non ha risposta. È una domanda che non ha risposta intellettuale. La risposta sei tu, la realizzazione del tuo io più profondo. La risposta è dentro di voi, ma non può essere trovata da nessun altro. Dovete trovarla dentro di voi, e allora solo voi saprete com'è la vostra vera natura. Ecco perché la freccia di una domanda è così potente, perché va dritta al cuore, perché non ci sono barriere che la ostacolano. Poi viaggia verso l'interno, e raggiunge il luogo in cui si nasconde tutta la conoscenza. È da lì che proviene. La vostra domanda non riguarda un concetto, o una teoria astratta, ma è una domanda su voi stessi. E se riuscirete a rispondere a questa domanda, vi troverete nella quinta dimensione. Scoprirete chi siete, qual è il vostro rapporto con Dio e con tutte le cose, quante dimensioni ci sono, e quante persone ci sono in ogni dimensione. E quando sarete lì, perché dovreste tornare indietro? Perché dovremmo tornare indietro? È un viaggio che non ha fine, né inizio. È un viaggio all'interno di noi stessi. È un viaggio all'interno della nostra mente. È un viaggio all'interno del nostro cuore. È un viaggio all'interno della nostra anima. È un viaggio all'interno del nostro corpo. È un viaggio all'interno della nostra realtà. Avete visto che esiste una gerarchia di energie. In cima alla piramide ci sono le forme di energia più sottili, e in fondo quelle più grossolane. Quindi, se volete ascendere, dovete prima conoscere voi stessi, dovete capire chi siete. Quindi, risvegliatevi ora. E lasciate che il tempo del sonno scompaia per sempre. Vi ho mostrato la via dell'illuminazione. Non dovete fare altro che provarla. Iniziate a conoscere voi stessi come siete realmente, il che eliminerà non solo il velo dell'ignoranza, ma anche la paura della morte, che vi farà smettere di alimentare l'illusione della vostra esistenza. Smettere di vivere nell'illusione e iniziare a vivere nella realtà. Questo è il mantra chiave per vivere una vita risvegliata. Ecco fatto. Ora andate là fuori, e fate volare la vostra anima.
Vi vogliamo un gran bene, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica. Ao, Aurora Rey, ambasciatrice della Federazione Galattica.